Buongiorno ragazzi, buongiorno! Allora, ho già iniziato il vlog in modo naturalmente esagerato. Ci sono gli insetti! Adesso me ne sto chiuso in macchina. Allora, che cos'è che succede oggi? Oggi succede qualcosa di particolare. Non sarò da solo perché sarò insieme ad un'altra persona. Bene, sono arrivata a casa di mia nonna perché la devo aiutare in alcune faccende domestiche. Quindi, ecco, sono qui da lei. Ciao nonna! Ciao! E niente, oggi appunto non sarò da solo, perché oggi sarò in compagnia di qualcun altro. Come avrete letto dal titolo, sarò in compagnia di Cleo, non è difficile indovinarlo. E pomeriggio vi faremo vedere dove andremo insieme io e Cleo. Però ho deciso di iniziare il vlog dalla mattina, così almeno vi davo il buongiorno proprio eccentrico. Yes! Ok, ho finito finalmente. Che fatica ragazzi, che fatica, però per la nonna si fa questo ed altro. Niente, quindi adesso vado a casa, pranzo perché è praticamente mezzogiorno. Poi al pomeriggio appunto andrò a prendere Cleo e partiremo. Bene, sono in cucina, se c'è tanta luce perché questa cucina è praticamente a vetri, quindi entra tutta un sacco di luce, quindi sono un sacco flash, diciamo. Allora, non so se sapevate, ma a me piace cucinare, infatti quando c'è Luca, che Luca non è molto bravo a cucinare, cucino sempre io, anche quando vado a casa sua cucino sempre io. Volevo farvi vedere che comunque c'è un ospite insieme a noi, adesso lo faccio vedere, che non è Cleo l'ospite in questo momento. Saluta Gigia, saluta tutto il popolo di YouTube. Dai, saluta. Comunque oggi, Gigia sto parlando, oggi comunque cucinerò la pasta alla carbonara. Ok, l'acqua sta già bollendo, io metto questa pasta che è quella integrale della Barilla, nonostante mio fratello non piaccia. Devo mettere la pasta integrale perché appunto io non posso mangiare la pasta normale, quindi nonostante mio fratello non piaccia, visto che oggi cucino io per entrambi, è così, oggi si mangia la pasta integrale, pasta carbonara integrale, e ho scelto quella della Barilla perché quella della Barilla rispetto a tutte le paste integrali è quella che si sente meno, così almeno mio fratello, io non ho problemi, ma almeno mio fratello non si lamenta troppo. So già che nonostante tutto mio fratello si lamenterà per la pasta, perché appunto è integrale, quindi si lamenterà, però l'ho fatta il più cotta possibile, così almeno non se ne renderà tanto conto. Speriamo. Ecco qua la pasta pronta. Speriamo almeno sia buona. Ma sì, sarà buona. Adesso vado a mettere su la macchina fotografica in carica, perché sennò pomeriggio non potrò vloggare e noi ci vediamo più tardi. Ciao, a dopo, ciao. Ok, sono arrivato a casa di Cleo, ovviamente ho il fiatone, ecco, porca miseria, ovviamente un po' di fiatone perché io corro sempre. Kylie non ha ancora abbaiato, stranamente, di solito abbaia, però poi quando mi vede capisce chi sono. Eccola qua. Oggi c'è tutta la famiglia riunita. Sono tutti qua, finora. Guardateli, ragazzi. Sono tutti da qua. Tutti qua, la famiglia riunita. La famiglia canina riunita. Tocchio. Sì, lui può uscire. A farsi il giro. Ciao, Chloe. Ciao. Ciao, Kylie. Vieni, Tocchio. No, lei no. Cleo, l'inseguimento, ragazzi. Oddio. Dai. Sei arrivata Cleo finalmente. Eccoci qua con i One Direction. Come l'altra volta, se avete visto il vlog sul mio canale, sì. Dove siamo sempre andati. Ma lei ci ha detto che andavamo. Ecco, stai già spoilerando così. Vabbè, allora dico solo che io sono qua col navigatore come faccio sempre. Lui guida alla guida perché non abbiamo scelta, nel senso io non posso guidare. Quindi io faccio da navigatore, anzi devo tenere. Ah, mentre parlo devo tenere anche d'occhio. No, ma fino a Como la so. Sì, no, ma comunque è abbastanza tutto dritto. Esatto. Comunque sì, stiamo andando verso Como, in provincia di Como, per fare una cosuccia molto carina. Che però Tiago deciderà quando dirvi. No, adesso devi dire che. Ah!
Dichiaralo. Oddio, non me l'aspettavo. A parte la luce, che io sono strabianca, ma è sempre così quando faccio video con Tiago. È così. Perché c'è molta differenza di pelle. Comunque, quello che volevo dire era che dopo devi montare 1000 ore di vlog. No, comunque quello che andiamo a fare. Forza, Claire, ce la fai. È andare in un allevamento di cani. Yes, per la vedere. Volta. Esatto, la prima volta siamo andati in un negozio che però apparteneva comunque ad un allevatore. Ecco, spiega bene, se no. Sì, perché nel mio vlog è stato un po' frainteso. Cioè, stiamo andando in un allevamento che appunto è proprio di razza, della razza Weimaraner. Se non avete presente, cercatela su Google perché sono bellissime. Comunque sono tutti grigi con gli occhi chiari. Io non la conoscevo questa razza. Io l'ho conosciuta facendo ricerche quest'estate, quando dovevo prendere appunto il secondo cane. Poi ho preso Kylie al canile e però mi sono innamorata di questa razza Weimaraner. E quindi adesso ho trovato questo allevamento abbastanza vicino a noi, perché è un'oretta, che è vicino, perché tipo i dalmata sono solo in Puglia e in Sicilia. Quindi il Weimaraner è abbastanza qua vicino. Allora oggi andiamo a vederli, perché ci sono questi cuccioli che hanno tipo 3 settimane. E quindi io sono alla ricerca di una femmina, e ci sono delle femmine disponibili. E siccome io non ho la patente e i miei genitori non vogliono essere complici di questa cosa, sì, mi tiri sempre dentro, Tiago. Cioè, sempre queste cose sono sempre dentro. Tiago, spinto dal suo amore per i cani, sì, e soprattutto verso di me, ha deciso di accompagnarmi in questa avventura. Mi obbliga, ragazzi. Non è vero! Oggi però siamo con la mia macchina, non con la sua. Sì, esatto. Mia, che poi io non guido, sì, quindi dei miei, però vabbè. Col tetto, col cielo. Sì, che bello, infatti. Oggi è una bellissima giornata. È bellissimo, infatti siamo a maniche corte. Sta benissimo, 22 gradi ci sono. Anche qua, dritto. E niente, questo è quello che andiamo a fare oggi. Sono troppo felice, esatto, non vedo l'ora. Esatto, abbiamo detto stessa cosa. Ecco, non vedo l'ora. Anche perché, come dicevo, a prescindere, anche se poi non prenderò qual cucciolo, è una bella giornata da passare comunque in giro in un allevamento di cani con tanti cuccioli. Comunque a prescindere sarà una bella giornata. Però io comunque spero anche di portare a casa qualcosa. Cioè, non oggi porto a casa il cucciolo, ma nel senso vedere almeno di concludere l'affare di concludere qualcosa, no, nel senso di trovare quello che cerco. Quello che cerchi, esatto. Sì. Anche se, appunto, come diceva Cleo, cioè, dispiace non aver trovato un dalmata vicino, perché se anche a lei mi diceva che le piacciono i dalmata, a me piacciono un sacco. Però qua non ce ne sono proprio di allevamenti, ragazzi. Esatto, qua non ci sono. Anche Tiago si è messo, ha detto, adesso provo a cercare anche io, sì, perché voglio proprio vedere, perché comunque anche lui ha detto, beh, adesso mi sono appassionato a questa cosa. Sì, le ho scritto che mi sognavo i cani di notte, ragazzi, giusto per farvi capire. Esatto. Okay. Si è appassionato a questa ricerca, quindi ha detto, adesso voglio vedere proprio sti dalmata da cacchio sono. E non ci sono, non qua ci sono. In Lombardia, almeno allevamenti ufficiali, poi magari che li regalano, esatto, non lo so, magari sì, però allevamento proprio di cui ci si può fidare ufficiale, tipo questo dove stiamo andando, non ne abbiamo trovati in Lombardia. E speriamo comunque che qui appunto vada tutto bene, sì, che ci piaccia. Però mi dà proprio l'idea di essere un bel posto. Ho già parlato con il proprietario e quindi speriamo bene. 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 Ora continuiamo a cantare e a viaggiare. Ciao! Anche se io non saluto mai, ma non so perché l'ho detto. Ma perché ti condiziono io, che esatto, che mi dici sempre ciao a dopo. Esatto. Ho preso in mano io adesso la situazione, ragazzi, che lo sta contattando il signore, perché non cioè il numero è 139, siamo al 34 ed è finita la via, quindi aiuto. Siamo arrivati sani e salvi e niente, quindi non vediamo l'ora di vedere questi cuccioli. Vedremo adesso cosa ci dirà il ragazzo. No, perché siamo al numero 34, dovrebbe essere 139 e non c'è più la strada lì. Ma cioè, ragazzi, qua è finito, capito? Ma davanti sarà privato, mica possiamo entrare. Anche possiamo entrare così, ragazzi, cioè entriamo dentro noi così. No, e quindi anche la volta scorsa non l'abbiamo trovato subito, vabbè, il destino. Vedremo. Vibra, vedrà. Ah, volevamo dirvi che questa zona è bellissima, straverde, sì, abbiamo visto i cavalli. Puzza un po' di letame perché ci sono un sacco di campi. E siamo praticamente attaccati alla Svizzera qua, cioè proprio attaccati. Vedremo. Boh. Allora, siamo in zona Lipomo, che è praticamente poco prima di... Ah, lo sai? Sì. I miei zii abitano in Svizzera per quello. Comunque, siamo a Lipomo, abbiamo visto un McDonald's, abbiamo detto, dai, fermiamoci a mangiare un gelatino. Certo. Per... No, voglio vedermi. Ok. Ciao, ragazzi. No, volevo dire...
Volevo fare una self promo dicendo andate sul mio canale che è uscita l'intervista con i Tokyo Hotel. Cleo brava, Thompson. Ecco, si è fatta pubblicità la ragazza. Comunque Cleo non ha fatto il vlog oggi di questa giornata, ma l'ho fatto io, quindi dovete per forza guardare questo vlog, non ce ne sono altri. E niente, siamo qui a McDonald's perché abbiamo per deciso merendina. Di fare una merendina slash aperitivo, un gelatino, una cosa semplice. Diciamo la verità. Aspetta. Abbiamo preso una cena praticamente, due menù. Io chiudo qua. No, è lui il crispy McBacon e io il filetto fisso, proprio patatine tutto. Ma me l'hai convinto tu però, dillo. Sì, cioè. No, me l'ha convinto lei, io non volevo prendere niente. Lo metto, dai, prendi, siamo andati. Basta, stasera siamo a posto però. Io no. Ciao ragazzi. Allora Cleo vuole stare con Kylie, ma Kylie non è interessata a Cleo perché Kylie è concentrata alle ombre a tutto. Ok, qua. E sei all'ombra però, teso. Fa niente. Ok, abbiamo visto, cioè sono chinato io ragazzi, abbiamo visto i cani e dici l'impressione Cleo. A me piacciono tantissimo perché non avevo mai visto i cuccioli di Weimaraner. Che belli. Solo l'adulto. Mamma mia. E tutti sono tutti insieme erano. Non ho potuto riprendere perché, cioè, non è che non si potesse, però non abbiamo chiesto, quindi riprendi, non abbiamo. Prendi Kylie. Non abbiamo ripreso. E sono più alti di Kylie, eh? Sì, assolutamente più alti di Kylie. Molto più alti rispetto sì. a Kylie. Anche il nasone ce l'hanno più. È grosso. Vero, sì, hanno il muso bello grosso. E comunque, vabbè, penso che Cleo abbia deciso. Weimaraner, io non ero convinto all'inizio perché dalle foto su internet non mi piacevano. Poi però vedendoli lì ho visto, cioè abbiamo visto anche la mamma. Super top. E volevamo dirvi questa chicca che praticamente siamo andati in un distributore di benzina. Sì. Ma riprendi un po' più giù che c'è anche Ah, Kylie. Ci sei. Ma io sono alto per quello. Volevamo andare in un distributore di benzina. Sì. E praticamente non ci hanno controllato quanto benzina abbiamo messo. Cioè noi l'abbiamo fatto correttamente, cioè abbiamo rubato 10. Un centesimo. Perché era 10 e un centesimo. Praticamente alla cassa ci hanno detto, non mi hanno detto niente. Noi abbiamo detto 10 euro di benzina e siamo andati. Non ci hanno controllato ragazzi. Ragazzi, cioè, meno male che siamo onesti. Onesti, no, veramente. E niente, quindi io e Kylie vi salutiamo intanto. Ecco. E come vi ho detto, Cleo non ha fatto il vlog, quindi questo è l'unico vlog esistente. Esatto, magari lo faccio. Dai, ho l'allergia anche. Magari io farò il vlog quando torniamo, visto che dovremo tornare. Esatto. Ma che ridere. Dai. Oggi continua a ridere. Grazie Cleo per la cena anticipata dal McDonald's. Prego. E niente, quindi direi che questa giornata è finita. Con questo bellissimo sole si sta benissimo oggi, quindi grazie per aver seguito il video, questo vlog, e noi ci vedremo molto presto, anche con Cleo. Scusa, era... No, c'è una vespa, Cleo! Abbiamo una vespa addosso! Scattato! Dai! Ragazzi! Vabbè, ciao! Saluta Cleo!